A dispetto dei pronostici, grido, ma non è, lei sa già perché, ciò che ho visto, glielo giuro, non è quello che sognavo da bambino, almeno credo. Che cosa so di me, ciò che ho scelto di seguire, il paese, ma mi riempiono di offese, accusandomi di che ti è già dura da morire, arrivare a fine mese, io mi merito le scuse, ma mi chiamano lacchè. Assicuro percepire nello sguardo di un ragazzo l'odio puro, per di più diretto a me, che nient'altro gli vedevo, solo gli occhi, e poi ci cadde addosso un muro, almeno credo, poi fu lui attorno a me, ma lo sa che in ospedale si sta bene, che ti alleviano le pene e puoi dormire quanto vuoi, ammettendomi a sedere, massaggiandomi i ginocchi, vedi accanto a me quegli occhi, pensi in caso proprio i suoi, del ragazzo col cappuccino che mi odiava, adesso è in cura e ora senza bardatura vedo meglio la figura. Ti conosco di sincero, tu sei il figlio di Giovanni, quello che stirava i panni per la mia gendarmeria. Donna mia, che è successo? Che facevi con quei pazzi a sfasciare dei palazzi? Tu che hai una famiglia onesta, generale, la risposta, non starò qui a riferirla, che non basta per capirla come lui ha capito me. E alle bianche potrei dirla, ma dispetto dei pronostici c'è un piano di battaglia che a lei non piace. Agitazione, non discute.
desidera di ciò che sa, su tutto il resto sprezzando un'opinione che non conosce dignità, non può nemmeno percepire umiliazione, e se quando mai te lo rinfaccerà, non gli risponde, sorridi di sogno. Thank you.